Interrogarci sul fatto che probabilmente la comunicazione, che sta diventando chiaramente uno strumento di intervento sanitario, un intervento che può essere efficace o non efficace come un nuovo device, un nuovo farmaco, anche un nuovo vaccino. In molti programmi ci sta il pacchetto di lavoro specifico sul tema della comunicazione, quindi andiamo in qualche modo ad affondare su quei programmi e facciamo riferimento in particolare al programma EU4Health, perché il programma EU4Health, al di là dei pacchetti di lavoro sulla comunicazione in generale del progetto, ha proprio tra i suoi obiettivi quelli della comunicazione in salute, quindi una buona comunicazione di fatto al cittadino e al paziente. The key, I think, is to be able to distinguish between reliable and unreliable information. Otherwise, you don't know what you're doing. Otherwise, you're at risk for making terrible decisions. They said this, 68% off, but they could have said this. Right? It's true. They're both true. It's the same information. This one is a relative risk reduction. This is an absolute risk reduction. But it's just an example of, you know, Cianci, right? Cianci. A cosa dobbiamo guardare per capire se sono svolti in maniera adeguata? Quali sono, diciamo, le bandierine rosse, gli allarmi che ci devono scattare quando leggiamo questo tipo di studi in cui capita e capita spesso di imbattersi? A me come medico, chiaramente, e a voi come comunicatori, quindi dobbiamo entrambi avere le stesse abilità per capire un po' come sono questi studi. Che la comunicazione sui social è efficace solo se si utilizza quel social media nel modo in cui è stato pensato. È qualcosa che va oltre la qualità dell'informazione stessa, ma dipende dal modo in cui determinate persone con determinate caratteristiche interagiscono con determinati contenuti su determinate piattaforme. And if we do guidelines or we assess the value of an intervention, we tend to look at it separately from everything else. And if it seems that the benefits of the interventions are greater than the harms, then we should introduce it. Then that intervention is recommended. But you then fail to see that what you spend on that intervention has consequences in other areas. And then there's things you can't afford, things that you don't have staffing for. And guidelines currently do not consider the societal perspective. False data, a trial with false data, the meta-analysis building on this, and conclusions that are wrong, or at least wrong with what we know so far. Mi aspetto sicuramente un qualcosa di migliorativo su quello che è l'accesso aperto. Mi aspetto che la condivisione dei dati diventa open, ma qui chiaramente c'è un problema di etica e c'è un problema di privacy importante. Mi aspetto che le metodologie siano aperte, ma anche qui c'è un problema di policy, c'è un problema molto rilevante. Mi aspetto che le collaborazioni siano aperte e che il peer review sia effettivamente aperto, ma tutto in un'ottica proiettata verso il futuro. Science communication on social media is a really valuable way to spread communication and good information and get it out into other people's social networks. So it was reaching not only our followers, but they were sharing with their local public health departments and school districts, and it was getting into these local social networks, and I think we kind of underestimate the power of that distribution of social media. Benefits, and obviously we consider the levels of evidence within that. Harms,
What are the uncertainties? What do we don't we know? What do we still need to know? Do the claims stack up? Cost effectiveness. What are the opportunity costs? So if I'm recommending this drug, who's losing out? Where's the money not going? And in a, obviously we've got National Health Service in the UK, that's quite an important question. How easy is it for the health system to use? If you've got a really complicated drug, is this easy to roll out? Is it easy for the NHS to adopt really quickly? And then there's always follow the money. Rispetto a quale qualità, per esempio, della peer review noi giudichiamo pericoloso l'uso dell'intelligenza artificiale? Rispetto a quale qualità dell'informazione sui media noi giudichiamo pericoloso che quel contenuto possa essere preparato da uno strumento di intelligenza artificiale? È essenziale avere una comprensione approfondita delle implicazioni etiche durante tutto il processo fotografico, alla fine di garantire una rappresentazione rispettosa e dignitosa. Uno dei motivi principali per cui probabilmente abbiamo fatto tutto questo è perché Lisa Schwartz e Steven Voloshin più di 10 anni fa hanno iniziato a intersecare in questo corso dedicato a chi comunicava la scienza, la medicina e i media, e quindi è grazie alla loro lungimiranza, direi, e generosità intellettuale che oggi siamo qui ancora a parlare di questi temi che sono più attuali che mai.